Ed eccoci di nuovo qui con un'altra grande puntata di domande e risposte da parte mia e di Nicola, che salutiamo dopo la sua trasferta nella perfida Albione in quel di Bristol. Com'è andata? Com'è andata? È andata molto bene, sono ingrassato di 848 kg, anzi libbre, anzi pietre, perché dovete sapere che i malvagi inglesi, salve amici inglesi che ci seguite, vi odio e vi amo al tempo stesso. I malvagi inglesi non si prendano il proprio peso in libbre, come fanno gli inglesi di oltremare, altresì detti americani, ma si misurano in pietre. Capito? Quindi io sono aumentato di qualche pietra, di salsicce e di pu e di pu e di pure, però va bene così, insomma, ho visto tante cose belle che non c'entrano niente con Tolkien, quindi non vi tedierò con questa cosa, ma sono sopravvissuto ai viaggi per l'aereo, il che è una gran cosa. Io pensavo di non sopravvissuto alla cucina dei pub, ecco. Sì, ecco, che per il mio stomaco molto delicato è un successone, cioè è veramente un successone. No diarrhea for me, thank you. Ok, dopo questa cosa possiamo incominciare. Un'introduzione, oserei dire, doverosa. Cominciamo. Abbiamo selezionato altre 5 domande, di cui ringrazio tutti quelli che stanno seguendo questa rubrica di domande e risposte, perché sono delle domande veramente interessanti. Ovviamente se ne selezionano alcune, non si può selezionare tutto, certo. Però ecco, continuate a scriverne, perché se continuate a guardare questi video e li trovate in qualche modo simpatici, arricchenti, potete continuare a rivolgerci le vostre domande e noi saremo ben felici di rispondere per quanto possiamo, e promettiamo sempre di non esserci preparati, perché in effetti l'unica cosa che facciamo è scegliere le domande, lasciarle lì e dopo vediamo che cosa viene fuori. Allora, esatto. Nicola, ti leggo subito la prima. Prego. Che è una domandona, probabilmente ci richiederà molto tempo per essere sviscerata nei minimi dettagli. Ed è la classica, ma è giusto secondo voi il pentimento da parte di Christopher per un lavoro, il Silmarillion, che forse, e sottolineo forse, avrebbe fatto anche il padre per dare un ordine a una versione definitiva da poter pubblicare? Cioè, spieghiamoci. Christopher ha scelto una redazione, uno dei tanti Silmarillion possibili, e l'ha data alle stampe. Ma poi se n'è pentito e ha pubblicato tutta la History of Middle-earth, che sono tutti i manoscritti originali del padre, con un lavoro filologico da parte sua di ricerca delle fonti, delle varie redazioni, nelle evoluzioni del Legendarium. Quindi, Nicola, ti chiedo, come chiede questa domanda, è giusto questo pentimento di Christopher per il suo lavoro? Forse Christopher si è reso conto di aver sbagliato, ha sbagliato, il Silmarillion non doveva uscire, forse doveva uscire in un altro modo, o forse doveva uscire solo la History, non ne sappiamo niente, ognuno può dire la sua. Tu cosa ne pensi? È giusto che io abbia i capelli biondi? No, però è successo. È giusto che Christopher Tolkien abbia avuto l'ispirazione di pubblicare il Silmarillion, la cui redazione testuale si attesta intorno agli scritti, correggimi Paolo se sbaglio, del 1950 circa. Più o meno, ecco, sì. Circa, esatto, anno più anno meno. Beh, devo dire, io non porrei la questione in questi termini. Io porrei la questione sulla base di un ragionamento che non tratta del doveroso e del giusto, ma dell'opportunità di un figlio che vede una messe di lavori da parte del padre, consapevole del fatto che il padre avrebbe voluto dare alle stampe una certa cosa. Messi da parte, pur considerandoli, perché non si può prescindere dall'atto lucrativo, e già vedo i numerosi commenti, anche legittimi, che dicono Christopher Tolkien ci ha lucrato sopra. Sì, è vero, ci ha lucrato sopra, e questa cosa personalmente a me, questo è un giudizio personale mio,
che sono un sentimentalone, un romanticone, tutte quelle cose brutte, cattive che oggi non vanno, non piace. Però c'è da dire che lui la cosa la doveva fare, l'avrebbe dovuta fare e senz'altro l'ha fatta. Si può stare a discettare doverosamente sull'opportunità di prendere una tradizione piuttosto che un'altra, cioè gli scritti del principio, quelli della fine, piuttosto che quelli mediani, come ha fatto lui, anche se nel novero degli scritti linguistici, quindi vi spiegherò perché cito questa cosa, il periodo che va dal 1950 fino al 1973 è considerato il late period, cioè il periodo finale di riflessione tolkieniana. E se noi, come è doveroso, prendiamo la riflessione sulle lingue di Tolkien come una delle riflessioni principi, precipue, che Tolkien faceva, sulle quali strutturava poi tutta la riflessione successiva, e accettiamo questa tripartizione ormai classica fra gli studiosi di lingua e tra i filologi, che non mi stancherò mai di dire sono una razza bruttissima, okay, alla quale io appartengo, purtroppo, mi vergogno moltissimo di questa cosa. Allora possiamo dire che anche la redazione degli scritti presi da Christopher Tolkien appartiene proprio all'ultima fase di sviluppo, all'inizio dell'ultima fase di sviluppo di pensiero del professor Oxoniense. Ok? Detto questo, ha fatto bene, ha fatto male? Ha fatto molto bene. Perché un conto è avere la history, un conto è avere una possibile silloge, possibile, sottolineo 800 volte possibile, ok? Degli scritti di Tolkien. Io credo nella lealtà di Christopher Tolkien, nella buona fede di Christopher Tolkien, perché si vede dal modo in cui ha analizzato poi l'acribia con cui ha trattato gli scritti successivi, cioè tutta la History of Middle-earth, d'accordo? Sentite qua il mio accento inglese che ritorna dopo un breve viaggio in Inghilterra, che cosa mi succede? Oh mio Dio, sto diventando anglofono, mi vergogno anche di questo. A ogni modo. Penso che abbia fatto bene, questo è un pensiero mio ovviamente, perché almeno abbiamo una silloge più ragionata e razionalizzata. Penso che la parte più problematica sia quella dal Quenta Silmarillion in avanti, fino ad arrivare alla Callabet e agli Anelli del Potere nella redazione che abbiamo. Perché Christopher Tolkien stesso ci viene a dire nella prefazione che le prime due parti sono le più cristallizzate, sin dal cominciamento. È chiaro che nel primo volume dei racconti ci sono, tra l'altro, recentemente riedito in traduzione, sapientemente e ben riedito peraltro, ci sono delle versioni primordiali, prototipali quasi dell'Enlil. Non mi interessa analizzarle qui in dettaglio, è interessante però dire che quei due testi principali, cioè l'Enlil e il Quenta Silmarillion, sono quelli che non hanno ricevuto rimaneggiamenti di sorta importanti come invece gli altri, quindi è ragionevole ritenere, ragazzi, la certezza non ce l'avremo mai, ma la filologia non è terra di certezze. Se volete le certezze, potete rivolgervi alla teologia o alle scienze più dure, tipo la matematica, per quanto anche lì c'è da ragionare. È ragionevole pensare che le redazioni del Quenta Silmarillion e dell'Enlil siano le più definitive, se si può usare questo termine, dove intendiamoci subito, chiediamo semanticamente, per definitivo si intende il fatto che non ha avuto grandi rimescolamenti e rimaneggiamenti. Ecco. Sul resto, ognuno può scegliere la versione del Silmarillion che preferirebbe aver avuto, se prendere quella stabilita dal figlio, oppure si attingere alle varie versioni che abbiamo, per esempio, delle storie di Beren Lúthien,
dei fili di Urin, dell'incontro fra Galile, Cain, Eborn, eccetera, 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 eccetera. O teleporno, che dir si voglia. No, ma non per altro, perché a me io ho questa idiosincrasia per pronunziare i nomi elfici tanto in Sindarin quanto in Quenya, perché insomma i Teleri mi hanno un po' rotto. Viva, viva i Noldor e viva Vanyar, capito? Finalmente. Oh, ecco. E quindi io sono molto contento che l'abbia fatto, lo doveva fare, ma il sul dovere io soprassiedo. È coerente col figlio e con il suo dovere scelto o prescelto dal padre di erede letterario di farlo? Secondo me sì, ecco, io parlerei piuttosto di coerenza di un atto più che di doverosità. Io non credo che fosse doveroso, non credo personalmente nemmeno che fosse doveroso pubblicare le lettere né tutti gli scritti del padre, però ha fatto bene a farlo. Io avrei fatto la stessa cosa, non è interessante che lo dica, non chiedetemelo perché il mio giudizio non vale niente. Io non sono qui per dare ciò che penso io, sono qui per aiutare a capire il testo e ovviamente questo implica che dica ciò che penso io, ma non è la mia opinione in prima istanza, prima facie che do qui. Ecco. Questa è la risposta che mi sento di dare. Non ho ancora avuto il dono della sintesi dall'Inghilterra, ma forse da un viaggio in Finlandia la potrei avere. Tu che dici, Paolo? Dico la mia su questo argomento del Silmarillion. Io ringrazio Christopher di aver fatto il lavoro perché senza di lui non avremmo il Silmarillion. C'è tanto ben di Dio dentro il Silmarillion che ci si perde. È uno dei Silmarillion possibili, lo ammetto. Poteva non essere così, si potevano decidere altre redazioni, altre storie. È vero, ci sono delle varianti che non collimano, di chi è figlio Rodret, come Galadriel è venuta nella Terra di Mezzo, si è passata per l'Elcarax oppure ha preso la barca e ha attraversato il mare, la morte di un Goliant, addirittura come ha ricordato Nicola nella caduta di Numenor, c'è il particolare di Tamriel che nel Silmarillion è costretta a sposare Ar-Pharazôn, mentre in un'altra versione si innamora di lui e si sposa volontariamente. Tolkien cambiava continuamente idea. La cosa a me spiace solo che poi non ci sia stata una riscrittura vera e propria di opere come La caduta di Gondolin e Beren e Lúthien, perché mentre I figli di Húrin per me, capolavoro sommo, è una scrittura completa della storia che troviamo nel Silmarillion, invece nel caso degli altri due grandi cicli abbiamo una redazione di tipo filologico con le varie edizioni, con tutte le modifiche che forse erano impossibili da sviscerare fino in fondo. E perché Tolkien ci rimetteva sempre le mani, una volta che aggiungeva una cosa cambiava tutto, doveva riscrivere anche quello che aveva scritto prima, e infatti non è mai riuscito a concludere nulla, non ha portato a termine il Silmarillion, ci sono varie redazioni, e Christopher è stato costretto a scegliere. Ha fatto bene, ha fatto male? Io dico che ha fatto bene. E probabilmente in maniera molto egoistica, io dico che ha fatto bene anche a pubblicare la History, perché ci ha dato una marea di materiale sul quale possiamo scontrarci, avere ognuno la propria idea, però possiamo scoprire tutta una serie di cose incredibili che altrimenti sarebbero rimaste nel cassetto. Teniamoci bene, Christopher ha agito secondo la volontà del padre che gli ha lasciato, cioè è stato proprio un lascito testamentario, gli ha dato il potere totale di decidere cosa fare del suo materiale, anche di buttarlo via. E invece Christopher ha tentato in tutti i modi di far venire alla luce questo libro di cui poi si è pentito lui stesso. Però, intendiamoci, è un bel compendio, perché c'è tutto dentro, come ha detto Nicola. Probabilmente dove Christopher ha peccato e dove non troviamo il vero Tolkien non è tanto nella scelta di uno dei Silmarillion possibili, quanto nella cornice, perché nel Silmarillion che noi abbiamo in mano manca la cornice, che invece è bella e importante in Tolkien.
C'è sempre una cornice nella quale inserire le storie. Silmarillion invece ha questa scrittura da pseudo-Bibbia che forse ha traviato molti, ma non sono sicuro che Tolkien avesse questa volontà di fare un'altra Bibbia scritta come la Bibbia. Probabilmente ci sarebbe stata una cornice, come c'è all'interno dei Racconti Perduti, che ha citato Nicola, e quindi Tolkien avrebbe ancora una volta riflettuto sul rapporto tra il mondo primario e il mondo secondario, perché la cornice serve anche a questo, serve per mostrare il punto di vista, serve per mostrare la trasmissione dei testi. Ricordiamo il Signore degli Anelli quanto è profondo da questo punto di vista, a tutti gli pseudo-Biblia, tutta la tradizione manoscritta delle varie lingue, dei vari scrittori, che tramandano le opere a seconda del loro punto di vista, che è un gioco che poi sfocia anche nelle fonti vere del mondo primario, non solo di quello secondario. Tolkien è un autore pazzesco da questo punto di vista, credo che non ci siano altri autori nel panorama letterario che si siano posti questo obiettivo titanico e capace di riflettere dal punto di vista narrativo e filologico sulle tradizioni manoscritte che lui andava a recuperare, e mantenendo anche il rapporto tra mondo primario e mondo secondario, una cosa incredibile che purtroppo nel Silmarillion non c'è. Io lo dico sempre, il Silmarillion manca del mondo primario, cioè diventa esso stesso il mondo primario, è il background del Signore degli Anelli che diventa il mondo primario, ma manca questo rapporto tra mondo primario e mondo secondario. Ma qui lo confermo, la cosa affascinante è che il Silmarillion diventa il nostro mondo, il mondo secondario che va a interfacciarsi con la nostra realtà, e questo mi piace molto, perché a me piace molto pensare che ci siano delle storie nel Silmarillion che parlino direttamente alla nostra vita, alla nostra situazione contingente, che ci possono ispirare, che ci possono parlare e ci possono offrire un modello mitico sul quale basarci, e per questo io amo Tolkien e amo tutte queste storie. Se posso aggiungere una cosa a tutto quello che hai detto, che io sottoscrivo 4 volte in pieno, quindi nulla nil obstat, quindi va benissimo. Però io dico anche un'altra cosa, quando si legge il Silmarillion, quando si leggono le opere di Tolkien, se sono lette prendendole sul serio, dove per prenderle sul serio non si intende leggerle pensando che siano lavori di letteratura seria, ma prenderle sul serio si intende leggerle cercando di diventare un lettore in quel mondo che legge quelle storie in quel mondo. Per esempio, un umano che legge il Libro Rosso di Hengist, oppure che legge Andata e Ritorno di Bilbo Baggins. Se si va con quest'occhio qui, guardate, non è una dimensione meramente ludica, c'è anche quell'elemento ovviamente, ma lì si capisce quello che Tolkien raggiunge in termini di cesellatura artistica, cioè riesce a presentare tutte le opere che ha scritto e che porta il suo nome come se esse fossero storie all'interno di quel mondo. Cioè noi non viviamo mai la sincronia di quel mondo, non vediamo la storia della terra di mezzo che si dipana davanti a noi, noi leggiamo una tradizione manoscritta di qualcuno, ho ipotizzato con buoni argomenti secondo me che il Silmarillion fosse per esempio una tradizione numeroniana o perlomeno umana di scritti elfici o di racconti elfici, con l'Ainulindale e il Valaquenta forse le sole a essere traduzioni uno su uno, ma se andiamo con quell'ottica noi leggiamo sempre racconti, e la cornice quindi, anche se nel Silmarillion non c'è, possiamo essere noi, se noi crediamo veramente alla sospensione di incredulità. Molto spesso noi ci crediamo a metà, perché noi pensiamo sempre che quello che leggiamo sia falso. Ecco, dobbiamo smettere di pensare che è falso, dobbiamo pensare che sia vero.
Quella è la vera suspension of disbelief. È questa. Ragazzi, porta alla schizofrenia, non vi preoccupate che c'è sempre l'elettroshock, ma a parte gli scherzi, anche se dovesse farlo, sono bellissime schizofrenie, ragazzi. Penso qui dico una cosa da drogato, in questo senso, ma sono bellissime. E la grandezza di Tolkien è questo, quando io lo leggo, ok, non ho mai... Non mi pongo mai come un lettore che legge fiction. Per me quella cosa lì, nel momento in cui la leggo, è reale, perché io appartengo a quel mondo lì quando leggo, e forse anche quando non leggo, ma questo è un altro paio di maniche sui quali poi magari dedicheremo delle puntate successive con due Y. Però, quindi... Secondo me la grandezza di Tolkien è questa: rendere il lettore un agente della storia, perché legge la diacronia, non la sincronia. E quindi passiamo alla seconda domanda. Questa, cominciamo a entrare in un dettaglio piuttosto problematico, ti avviso. Allora, che cos'è un elfo prima che sia concepito fisicamente dai suoi genitori? Se per gli uomini ciò che succede dopo la morte, quindi anche prima, è avvolto dal mistero, per gli elfi, sempre secondo Tolkien, sappiamo che sono intrinsecamente legati al destino del mondo. Mi domando dunque, sono semplicemente come sopiti nella musica degli Ainur in attesa di essere risvegliati con la nascita, o sono già vivi nelle aule di Mandos e nascendo semplicemente assumono forma fisica? Ho sempre trovato le gerarchie tra padre e figlio un po' strane tra esseri di migliaia di anni e mi domando se non sia pensabile che più che generarsi, gli elfi non si trascinino o richiamino l'un l'altro nel mondo fisico attraverso il parto. Tu cosa ne pensi? Allora, premesso e atteso che io non sono Manwe e non ho un canale preferenziale con Cotneru e non sono neanche Mandos. E quindi io non lo so, perché queste cose le sa solo Mandos, almeno che mi manchi qualche appunto della Nature of Middle-earth. Non mi pare sia mai descritto in una fonte scritta da Tolkien o una riflessione di Christopher da dove vengano, in quel senso lì, cioè in senso gnostico. Perché la domanda che il caro amico ci fa, poi magari dalla prossima volta cercheremo anche di mettere i nomi di chi ci fa le domande, però ovviamente se non siamo d'accordo non vi offendete, cioè, anche se vi chiamiamo per nome non vi offenderemo mai, ci mancherebbe altro. Però ecco, non solo evaluazioni gnostiche, e lo sappiamo perché. Perché tutto in la vita in Tolkien è generata, non creata. D'accordo? La creazione di vita, ok, della vita in Tolkien è compresa nella musica come possibilità che deve avvenire. Nulla però è detto riguardo al fatto che gli elfi non si generino come gli umani, perché in tutto e per tutto sono simili agli uomini. Fermi, già vi vedo. Ma come? Questo vuol dire allora che hanno le stesse caratteristiche biologiche? No, sono simili agli uomini però perché sono umanoidi e hanno lo stesso meccanismo generativo. Non hanno lo stesso meccanismo di fine, lo hanno diverso. Però sono simili agli uomini come crescita, e ciò quindi si intende anche nella gestazione del parto, che dura molto più a lungo rispetto a quello di un uomo. Mi pare che, se non ricordo male, Paolo correggimi subito perché questo è un dettaglio, sia la gestazione sia di 3 o 4 mesi più lunga rispetto ai 9 mesi. E quindi
E quando nascono, poi la donna elfica deve riprendersi dallo sforzo per anni, non può fare subito un figlio l'anno dopo, ecco. Certo. Però, c'è anche chi non si ripiglia più. Mi tocca citare Fanon un'altra volta, ma... Però, il concetto è che comunque, essendo il ruolo della donna molto importante, di entrambi i coniugi molto importante, sappiamo anche che fino a che la donna non lo porta nei lombi, la femmina, chiedo scusa, perché donna ha una connotazione più da uomo e a noi gli uomini in questo momento non interessano. Ovviamente, non sa che cosa sarà, sente, avverte delle cose, ma non ha la coscienza di ciò che sarà. Se una cosa fosse richiamata, lo dovrebbe sapere. Chi lo sa? Magari se qualcuno, io per esempio ipotizzerei, ma questa è mera speculazione mia, che magari quando dormono, siccome si dice che quando dormono gli elfi e sono in pace, la loro vita è come un sogno, chi lo sa che cosa sognano, chi lo sa se nel mondo dei sogni hanno qualche anticipazione, ma certamente non si parla di emanazione, si parla di carne, perché ragazzi, lo dice il professore, agli elfi essere coniugati nell'amore piace parecchio. I più salaci di voi faranno espressioni fantoziane, forse. Però è così, agli elfi lo dice lui, piace. Tant'è vero che il professore, l'ho già detto, ma lo ripeto, in Quenya e anche in Sindarin, più in Quenya in realtà, ha scritto parole che si riferiscano all'atto sessuale e agli organi sessuali. Quindi, voglio dire, per gli elfi l'unione nell'amore è principalmente, e lo dice il professore, unione dei corpi. Quindi non c'è alcun dubbio che ci sia una componente fisica estremamente importante. Certo, però, i ragionamenti sullo spirito se ne possono fare quanti ne volete, ma nulla è detto su quanto lo spirito sia predeterminato. Si può, per esempio, ipotizzare che possa avere caratteristiche più simili al padre, più simili alla madre, una via di mezzo, ma anche completamente nuove. Vedi, per esempio, Feano. Magari ciò che la madre dà al figlio si ricombina e si struttura in modo completamente nuovo. È predeterminato? Perché non sappiamo il modo in cui effettivamente la madre cede al figlio e il padre cede al figlio lati del proprio carattere, della propria disposizione d'animo. Lo possiamo intuire forse dalle tradizioni sui nomi, ma anche questo è lavoro di inferenza, per non dire in certi casi di mera speculazione. Quindi io direi la risposta alla domanda è no. C'è una componente di generazione, un ruolo generativo molto forte e molto importante, che non è richiamato da un'area gnostica X, oppure dalle aule senza tempo. Se poi si vuole intendere che Fëanor fosse predeterminato, non c'è nulla di predeterminato di per sé. Ci sono una serie di possibilità che accadranno, ma il come, il dove, il perché si dipana sincronicamente, cioè lì per lì. Dimmi te, Paolo, se sei d'accordo o meno. Sì, e io stavo pensando che forse questo discorso potrebbe valere per quanto riguarda la prima concezione di Tolkien sulla cosiddetta reincarnazione degli elfi, perché nella prima fase del pensiero di Tolkien vediamo che gli elfi si reincarnano attraverso i genitori, cioè gli elfi vengono rimandati indietro.
e quindi il loro spirito si reincarna nel figlio di un'altra coppia. Questo potrebbe in qualche modo rispondere alla domanda. L'unico problema è che in realtà Tolkien ha cambiato idea, e poi anche nel caso della reincarnazione ha detto che gli elfi venivano mandati indietro con un nuovo corpo costruito ad hoc, basandosi sulla memoria che c'era da parte degli stessi elfi. E poi anche gli elfi, non è che capitasse spesso che tornassero indietro, si contano pochi casi. Quindi, però scusami Paolo, c'è da dire che prima o poi certamente si reincarneranno tutti, se vogliono. Sì, 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 certo, no, dico di quelli rimandati indietro nella Terra subito, di Mezzo. Esatto, ecco, ah, esatto, ok. Quindi sì, anche lì valeva questo discorso per chi nasceva nella Terra di Mezzo, perché veniva rimandato indietro, ma dopo in realtà abbiamo talmente pochi casi di elfi che vengono rimandati indietro che è difficile da valutare. Poi per il resto sono d'accordo con quello che dici tu. Guardate, io non sono un fanatico delle letture religiose, lo sapete, di Tolkien, però mi viene da dire che Tolkien, da cattolico, probabilmente pensava che i suoi figli, i primogeniti e i secondogeniti, erano nella sua mente sin dall'inizio dei tempi, e quindi ogni persona nasce perché è voluta dal Dio creatore, perché nasca e in qualche modo conosca la sua opera. E a me piace pensarla così. E non solo, perché se due elfi non hanno figli, non perché non vogliono, ma perché non possano, o se una coppia che si ama non ha figli e non consuma, per esempio una coppia di elfi che non viene mai ricordata, ma che è gettonatissima, non di elfi, pardon, c'è un amore fra elfi e uomini che non viene mai ricordato, e è quello fra Andret e Egnon, no? Quello lì che si amano ma non si uniscono mai perché non ce la fanno e non riescono mai a consumare. O ci sono molte coppie che non si dice abbiano mai avuto figli. Ecco, in quel caso, se decidessero di averli, Eru si comporterebbe, a mio giudizio, opinione mia, esattamente come la teologia cristiano-cattolica romana insegna. Cioè Dio si adatta al desiderio di qualcuno, ovviamente cambiando il piano di conseguenza. Siamo d'accordo su questo punto. E quindi passiamo alla prossima domanda, che mi riguarda un po' da vicino, perché è a proposito della mia affermazione. Ah, ragazzi, vi anticipo che io non conosco le domande prime, quindi è la prima volta che sento queste cose, perché a me non piacciono le cose programmate. Quindi Paolo mi ha fatto firmare tutte le liberatorie, quindi siamo completamente liberi. Vai, che non la conosco io questa. No, questa riguarda una mia definizione, cioè io ho definito il personaggio di Turin come l'anti-Beren. Allora, quali possono essere i punti di antitesi ed eventualmente comuni di questi due personaggi, Turin e Beren? Ma guarda, allora, spiegare questa mia affermazione è facile, soprattutto perché bisogna tenere conto che Beren, nella prima rudimentale redazione che si trova all'interno del libro dei racconti perduti, era un elfo, anzi un noldo, quindi un gnomo, e dopo è diventato un uomo e si è portato dietro una serie di differenze profonde rispetto a Turin. Però tutta la storia di questi due personaggi è molto diversa. Allora, ci sono alcuni elementi che mi hanno fatto pensare. Per esempio, Beren viene accolto con scherno alla corte di Thingol. E lì vediamo che il sovrano del Doriath è piuttosto razzistello nei confronti di Beren. Sia quando è un noldo, sia quando è un uomo. Questo elemento rimane. Cioè, Thingol alla fine ha dimostrato sempre di essere uno molto, molto chiuso nei confronti dell'esterno e degli altri elfi. E tuttavia Beren dimostra di poter vincere questa chiusura nei suoi confronti, anche lo scherno, perché Beren alla fine trionfa. Cioè anche quando torna gli dice: guarda, c'ho il Silmaril ma non c'ho la mano per recuperare il vero gioiello che
e lui tieni, tu c'avevi il gioiello in casa e non te ne sei reso conto. E lui è nobilissimo, cioè tutta la sua impresa è basata sull'amore. L'impresa di Turing non è basata sull'amore. Turing agisce solo in base alla sua volontà di venire considerato in un certo modo. Lui è l'erede della casa del Dorloming, lui deve dimostrare che vale, lui deve dimostrare di essere il migliore, lui deve dimostrare di avere sempre ragione. Quindi sono due personaggi completamente opposti da questo punto di vista. Inoltre, tutte le vicende che vedono il protagonista Beren lo vedono sopravvivere grazie a una sua prodigiosa capacità di resistenza. Cioè, lui viene ferito, gli mozzano la mano, viene imprigionato, tuttavia, grazie all'amore che ha per Lúthien e tutta la sua avventura, dimostra sempre di riprendersi, a parte il finale, in cui muore tragicamente. Invece Turing, ogni volta che subisce qualcosa, la prende malissimo. Cioè, Turing, ogni cosa che gli succede, il testo lo chiama uno dei dolori di Turing e ha delle conseguenze terrificanti sulla sua psiche. Lui si porta dietro tutti questi dolori, è un traumatizzato da tutto quello che gli succede nella vita, la madre che lo allontana, il padre che scompare, e ogni volta ne ricava sempre più un'angoscia profonda. E un'altra cosa che per esempio mi ha sempre colpito è che mentre Beren e Lúthien, per affrontare il loro viaggio e la loro storia, si travestono, prendono degli strani travestimenti, il lupo mannaro, il pipistrello vampiro, si mettono le carcasse dei nemici morti e riescono a passare inosservati, Turing invece per tutta la storia continua a cambiarsi identità, cambiare aspetto, cambiare tutto quello che dice, ma alla fine non ottiene niente, cioè non riesce a passare inosservato, la maledizione si compie lo stesso e lui non riesce a cavarne un ragno dal buco. Oltretutto, la cosa singolare è che nella storia di Turing, il narratore, che è un elfo, parla di Turing sempre come Turing, nonostante lui si chiami in 200 milioni di modi ogni volta. Quindi il cambiarsi identità, il camuffarsi a Turing non giova mai. E infatti anche il finale, che per la storia di Beren e Lúthien potrebbe sembrare tragico, però alla fine fa vedere che questi due amanti riescono comunque a ottenere grazia presso i Valar. Il canto di Lúthien commuove i Valar, e invece Turing il finale è assolutamente tragico, sbaglia continuamente, non c'è speranza per loro. Solo nella storia dei racconti incompiuti si dice che verranno ammessi nelle terre immortali per le loro sofferenze, e nella storia dei figli di Urien si parla della tomba che verrà preservata dal disastro del Beleriand, perché hanno sofferto tanto. Però tutta la loro storia, il modo di affrontare le cose è completamente opposto, e secondo me Turing si pone come l'anti-Beren, e non è un caso che la storia di Turing venga subito dopo quella di Beren e Lúthien. Insomma, queste sono un po' le mie idee, non so Nicola cosa ne pensa. Ma io la tua argomentazione mi ha convinto, e quindi io non aggiungerò altro, perché è una riflessione. Peraltro tu sei un cultore di una storia che ho letto solo 6 volte, quindi molto poco rispetto alle altre, perché gli umani non mi affascinano moltissimo. Per citare un noto allenatore di calcio di una decina di anni fa, gli umani mi annoiano. Okay, ecco. Però la tua argomentazione mi ha molto convinto, nel senso che chi cambia molte identità non ha mai una buona considerazione in Tolkien, no? Che cambia molti nomi, che molte cose, che molti colore, non fa mai una bella figura. Le cose in Tolkien non dico che siano nette, ma sono precise. Le scelte devono essere precise. Chi salta da palo in frasca di continuo, senza una ragione precipua, senza quello che si intende come dire need, cioè la necessità impellente,
non ha una buona considerazione, almeno ciò si evince da una statistica di tutti i casi di coloro che mutano l'identità, perché c'è una sorta, e questo è un pensiero mio, Paolo, ti prego di sentirti libero di correggermi, chiunque può sentirsi libero di correggermi, ci mancherebbe altro. C'è una sorta di rarefazione della verità. Chi rarefà la verità a vantaggio e si camuffa di continuo, cambia di continuo per ottenere un vantaggio egoistico, rarefà la verità e Tolkien è un mondo di verità. Cioè, i personaggi che riescono sono quelli che accettano nel minor tempo possibile, con la minor ritrosia possibile, la verità, che è un concetto che al lettore di oggi sta qua, per citare Crozza, sta qua, insomma, ecco. Però è così in Tolkien, per quello che ho compreso io. E quindi, secondo me, Turin, no buono. A questo proposito della verità, perché la storia di Turing, a un certo punto Gwyndor gli dice dove sta la verità, cioè gli dice: tu devi salvare Finduilas, la ragazza, la fanciulla elfica che è innamorata di lui, no? E se salvi Finduilas, se la trovi, invertirai la rotta, cioè tu sa ti salverai dalla maledizione di Morgoth. E lui non lo fa. Cioè, nel momento in cui Glaurung gli dà la possibilità di scegliere, lo inganna e lui ci casca e lascia andare Finduilas se non riesce a spezzare la maledizione. Questa cosa mi fa pensare che anche dal punto di vista del fato, Turing sia l'opposto di Beren, perché in questo caso Turing non compie il suo fato, cioè lui compie, realizza con le sue decisioni, contribuisce a realizzare con le sue decisioni la maledizione di Morgoth. Mentre Beren e Lúthien sono diversi, perché il testo dice che quando i due si vedono nella foresta, no, di Neldoret e si innamorano, lì si compie il fatto. Quindi, attraverso l'amore, si può compiere il fatto loro e anche della macrostoria della Terra di Mezzo. Mentre per Turing tutto questo non succede, perché per Turing non c'è l'amore fondamentalmente. Cioè lui con Finduilas no, non ha questo scambio amoroso che invece vede Finduilas innamorata di lui. Quindi anche secondo me la differenza profonda tra questi due personaggi riguarda anche il fatto e come il fatto si realizza attraverso la loro storia. E questa è una mia personale interpretazione. Non so se sia giusta o se tu la condividi. Io la condivido perché affronta la questione da un'angolatura differente rispetto alla mia, ma compatibilissima. Quindi la condivido, perché no? Cioè, sono perfettamente d'accordo con te. Mentre adesso ti faccio una domanda di quelle, guarda, che dovrai sforzarti Ah, per rispondere. perché le altre invece erano tranquille, eh? Finora abbiamo scherzato. Questa è bellissima. Addirittura, Sì. vai. Potreste parlarci della misteriosa reincarnazione dei nani e spiegarci in che cosa consista? Ti lascio campo libero. Allora, incomincerò così, perché mi va e perché Che Paolo ha sì. fatto l'errore e l'orrore di lasciarmi campo libero. Quindi. Corre voce che non esistano donne fra i nani e che i nani spuntino e rispuntino dalle buche del terreno, il che ovviamente è ridicolo. Allora, sinceramente, e lo dico con il candore più completo, l'unica cosa che ricordo circa la reincarnazione dei nani è che si reincarnano i padri degli elfi, sì, buonanotte dei nani, e nella fattispecie Durin. Non so se, non mi ricordo, quindi Paolo, vienimi in soccorso, se
perché il professore mi è morto il nonno e non ho studiato, se anche gli altri padri si rincarnino. Non penso venga mai detto, venga solo No. detto di Durin. Viene detto però che Durin VII sarà l'ultimo. Volete sapere come finisce? Giocatevi l'otro. Perché lì c'è, è fatto anche in modo abbastanza buono. Cioè, io non ho nulla da dire, non sono ipercritico su queste cose, anzi. Ecco, funziona in questo modo che Durin, prima o poi, il primo padre dei nani, si reincarna, ok? Lo spirito di Durin si reincarna in altri figli di re che si chiamano Durin. Però non sappiamo quando e non sappiamo in chi. Quando i nani ritengono che quello potrebbe essere Durin, no? Allora ipotizzano che sia la reincarnazione. Qualche volta ci indovinano. Il Durin di Moria, che scopre il Balrog, non ci fa una bellissima figura. Però, ecco, le reincarnazioni sono in questo senso. Si dice che l'ultimo, il settimo, porterà i nani alla grandezza e alla gloria. Il fatto del legame con la terra dei nani, con la roccia, è forse legato al fatto che Aule li mette a dormire quando Erulo sgama e gli dice: furbetto, molellaccio, lorenzaccio, che cosa hai fatto? Eh? E invece non ci sono quelle connessioni che vediamo. E qualcuno, tipo Mario, che salutiamo con grande affetto, mi dirà: ma citerò la serie TV e le parlerò anche bene. Oh, guardate un po'! Cioè, mi sorprendo con gli effetti speciali, perché quella scena del canto alla pietra è forse una delle cose meno propriose che abbiano fatto, Sono completamente d'accordo, l'ho sempre detto. a mio giudizio. È un po' soul e gospel, ma va Sì. benissimo, ma va benissimo. Questo legame con la terra, però, non viene mai spiegato, in senso, trascendente più di quanto noi possiamo inferire appunto dal comportamento di Aule. E per quanto riguarda la reincarnazione, sappiamo per certo quello che ho detto su Durin. Gli altri padri dei nani, no? Potrebbero reincarnarsi anche loro, uno per le altre stirpi. Ricordiamo che le altre stirpi dei nani vengono nominate, ma quelle di cui noi conosciamo le traversie sono i Longobardi o Barbelunghi o Longbears, ok? Che è anche uno dei nomi dei Longobardi. Per esempio, così, tanto per dirne una, ok? Quindi, questo io ti so dire. Io sono d'accordo con te e soprattutto io invito tutti a considerare il fatto che questa è una tradizione o comunque una delle credenze dei nani. Cioè i nani credono che lo spirito di Durin si rincarni, però si dice, cioè non è automatico che sia così. E questo è il motivo per cui non è possibile che il padre Durin III sia il figlio Durin IV, perché non vivono in contemporanea, cioè lo spirito deve passare qualche generazione per reincarnarsi di nano in nano. Infatti, Vabbè, Durin uno si anticipa, Paolo, su. sì, esatto, appunto, Durin vive in due corpi. Ora tu fai il pigliolo su queste vero. cose. Sto scherzando, Paolo ha ragione su tutta la linea. Si tratta di beliefs, cioè di credenze, che però trovano riscontro nella grandezza a posteriori. Voi direte, scettici, e non lo dico in senso negativo, un po' sì, perché io sono un fan della trascendenza, ma non solo per convinzioni religiose e personali. Io credo che la cosa più bella del fantasy sia quello che il fantasy sta progressivamente perdendo, cioè il mistero, l'inconoscibile, the unknowing. Il fantasy lo ha progressivamente perso. Grazie Brandon Sanderson, ti ringraziamo moltissimo per questo. Grazie. Però io penso che invece i nani siano molto affascinanti per questo, e ci sia un terreno molto fertile per quella cosa che non interessa a
ai critici tolkieniani, cioè la fanfiction, che invece io amo quale strumento bello, potenzialmente bello almeno, per prendere sul serio e per esplorare quelle parti della vita delle genti tolkieniane che, proprio perché noi leggiamo dei testi, non leggiamo la sincronia, cioè noi non partecipiamo agli eventi mentre avvengano. Noi leggiamo redazioni, noi leggiamo solo annalistica romanzata, nel caso dell'Hobbit e di Lord of the Rings, e cronachistica nel caso del Silmarillion, d'accordo? Però non partecipiamo agli eventi. Ce lo dice il professore fin da subito, le sue sono traduzioni, in un gioco che è vecchio almeno quanto Ludovico Ariosto il Manzoni. Però, ecco, questo è, per me è stupendo. C'è molto terreno fertile su cui lavorare. Ti prego, Amazon, ti prego, ti dico solo questo. Io ti ringrazio di aver citato il fantasy e citato Ariosto perché è l'argomento della prossima e ultima domanda. Ah, non lo sapete, ragazzi, Quindi, sono paragnosta, cioè, ragazzi, quante qualità, è quante. bellissimo perché noi in realtà facciamo come il TG5, che quando legge le notizie, riesce sempre a inventarsi un collegamento tra una notizia e l'altra, per quanto labile. Allora Paolo, ci vuole però alla fine il servizio di studio aperto su un cane perduto in un parco che noi sul roverandom, all'ultima notizia Sì. facciamo Un cane roverando, perduto nel Bretil che bisogna andare a che poi salvare. viene ritrovato, che lecca tutti e che saluta tutti e che finalmente si riunisce alla sua famiglia. Che Va bello. bene. E a questo proposito, allora io voglio ricordare questa cosa del fantasy, come ha detto Nicola, cioè la trascendenza nel fantasy non è una roba da buttare via, perché oggi, adesso non voglio partire con questo sclero personale, ma oggi credo io che ci sia una brutta tendenza che è quella di volere il fantasy serio, il fantasy per adulti, basta con queste robacce degli elfi, delle pseudodivinità, no, no, bisogna parlare di cose vere, assassini, sangue. Qualcuno recentemente vi ha detto una cosa che io cito testualmente, eh? Gli elfi sono tutti froci. Cito Eccolo là, è un classico. testualmente. È un po' di Quante anni che va avanti questa tendenza, basta con l'high fantasy, basta con gli elfi, parliamo delle cose vere, degli assassini, delle donne assassine, sesso, sangue, cose, potere, cose così. E droga e rock and roll, perché c'è anche quello, ragazzi, nel fantasy. E mi viene da dire che in realtà il fantasy non è una stupidaggine per pulirsi la coscienza. Secondo me il fantasy è un ottimo genere. Che per quanto Tolkien possa non essere considerato fantasy, e che secondo me è limitativo considerarlo fantasy, prendiamo comunque il genere fantasy a riferimento, perché Tolkien ci finisce dentro per forza. E io penso che il fantasy sia un'altra porta di accesso ai problemi del nostro mondo. Questo non significa che dobbiamo fare un calco del nostro mondo uno a uno come fanno tutti oggi, come ha fatto Amazon, come si pensa sempre, che bisogna fare la rappresentazione col manuale Cencelli delle etnie, dei gruppi civili e che bisogna fare tutto questo trasponendolo in un universo fantasy. Secondo me puoi parlare di persone di svariate razze, ognuna con la sua peculiarità, col suo colore di pelle. Quello che volete, l'importante è che trattiamo il fantasy come un genere serio, adulto e che può offrire un modo nuovo per parlare anche di problemi reali, problemi veri, anche problemi che hanno a che fare con la nostra interiorità, con la nostra spiritualità. Un modo diverso, ma anche delle strutture di ragionamento, senza rapportare il fantasy a criteri di valutazione, di ragionamento, di organizzazione del reale, proprio necessariamente del nostro mondo. Esatto. Io sto in gestazione da tempo, con un articolo che scriverò insieme, l'avevo accennato a Paolo, ma qui lo confermo, a un mio amico antropologo intelligentissimo, assai più intelligente di me, che analizzerà, tenterà di analizzare proprio questo, cioè come le strutture capitalistiche, tecnocratiche del mondo di oggi,
abbiano influenzato il nostro modo di interpretare la letteratura che mette al suo centro la fantasia. Tutto rapportato ovviamente a Tolkien. È un articolo forse tra i più difficili e ambiziosi che, ambizioso è una parola brutta che non mi piace, dico solo difficili, ambizioso per la difficoltà. Io non ho alcun tipo di predisposizione egotistica a pensare che io contribuisco a qualcosa. Io lo faccio perché mi diverto. Nel momento in cui non mi diverto più, arrivederci e grazie. Questo lo voglio dire tranquillamente anche a chi mi ha giustamente detto, e scusami Paolo, ma ne approfitto, che io dovrei indicare qual è la giusta via. No, io non sono nessuno per indicare qual è la giusta via. Ci mancherebbe altro, Dio ce ne scampi toti nei gamberi. Sono altri che lo fanno, io non me ne vedo, io dico solo quello che posso dire per aiutare a comprendere il testo. Poi per me vale praticamente tutto. L'uso che se ne fa è fondamentale. Torno a sottolineare una parola, lealtà al testo, primario. Quando leggete la letteratura secondaria, cioè letteratura critica, dovete porre attenzione a quanto siano leali al testo. E quindi siamo arrivati a questa fantomatica domanda che ora ti leggo, che riguarda il fantasy e nello specifico il fantasy italiano. Allora, nell'Occhunto dei Viconti, ovvero lo trattenimento de Peccerille, che spero tu conosca perché io non l'ho mai letto, l'ho sempre solo Io sentito nominare, ho visto il hanno fatto il film film? su Non sapevo. Matteo Garrone. Ah, ecco perché è famoso, perché hanno fatto il film. Con Vincent Cassel e Compagnia Bella. Ah, ho capito, era quel film fantasy fatto da Garrone, tratto da quello. Ah, ok, adesso mi torna tutto. Basile utilizza il fiabesco, la tradizione popolare e la novella medievale come racconto per i bambini, mascherato per parlare in realtà agli adulti. Nell'Orlando di Boiardo e poi di Ariosto, Orlando innamorato e sì, l'Orlando e furioso. Furioso di Ariosto, e anche nella Gerusalemme di Tasso, vi sono elementi che oggi potremmo considerare fantasy. Si possono individuare i passaggi che hanno portato la letteratura italiana a relegare ai marini questo tipo di narrativa fantastica? Questa è Non ho una domanda capito la interessante domanda. perché, pur Non ho citando capito opere l'ultima epiche. parte della domanda, però io Paolo, scusami. Ah, no, chiede se si possono, siccome credo che il senso di questa domanda, a parte ai marini, che è un modo di dire che io non conosco, però il senso di questa domanda è se una volta c'erano delle opere che trattavano il fantastico, lo inserivano all'interno della narrazione, come Basile, Boiardo, Ariosto e Tasso, com'è possibile che invece poi si sia persa questa tradizione nella storia della letteratura italiana? Ma guarda, per me la risposta è facilissima, perché Allora, una domanda pesantissima, con una sì, ma la risposta secondo risposta me è molto facile. Cioè, secondo me, per come la vedo, dopo ti lascio la parola, perché la letteratura italiana, per come è stata formata nel corso del tempo, non è stata ritenuta degna, cioè no, degna, scusa, il genere fantasy non è stato ritenuto degno per essere incluso all'interno di una narrativa a livello nazionale. Tanto agli italiani non ne fregava niente nell'Ottocento di fare qualcosa di fantastico. Cioè, noi abbiamo fatto una narrativa basata sulla poesia prevalentemente, e poi abbiamo avuto un romanzo che è I Promessi Sposi, e poi la nostra storia letteraria è andata da un'altra parte. E quindi, anzi, c'è stato sempre un pregiudizio fortissimo nei confronti del fantastico, a differenza che altrove, perché la nostra cultura, secondo me, è sempre stata fortemente positivista. E per una visione positivista della storia e della letteratura, il fantasy ed elementi che possono andare al di là delle leggi che regolano la società e il nostro mondo positivista, è sempre stato qualcosa visto come qualcosa che esula dall'ordinario, dall'importante, ed è lo stesso discorso che mi sento di fare nel caso dei romanzieri ottocenteschi, che in Italia sono sempre stati
considerati col termine proprio di ragazzate, e quindi Dickens, Dumas, tutti questi grandi narratori in Italia, roba per ragazzi, per bambini, perché non è degna di essere considerata dalla vera letteratura, che è la letteratura poetica. E secondo me questo pregiudizio si è mantenuto molto forte nel corso del tempo. Lo stesso Tolkien non è stato minimamente preso sul serio in Italia alla sua uscita. Una parte buona dell'intelligenza l'ha rifiutato come sciocco, come scollegato dalla realtà, insomma tutto il contrario di quello che invece dice Tolkien nel saggio sulle fiabe. Perché la cosa che mi colpisce di questa domanda è che questo nostro ascoltatore dice che già Basile utilizza il fiabesco, la tradizione popolare, la novella medievale come racconto per i bambini mascherato per parlare in realtà agli adulti. Questo è un po' il senso anche del saggio sulle fiabe di Tolkien, che non dice che la fiaba deve essere per i bambini, ma la fiaba deve essere anche e soprattutto per gli adulti. È quello che si diceva prima a proposito del genere fantastico. Cioè, il fantastico può dirci qualcosa, può dire a noi, è il famigerato discorso sull'escapismo. Tolkien rifiutava la qualifica di escapista, perché le storie in realtà parlano a tutti noi. E quindi ben vengano i racconti che utilizzano anche altre forme, utilizzano forme che sono riconducibili alla fantasia o comunque alla narrativa fantastica, perché ricordiamo che quello che noi consideriamo fantastico, che lo chiamiamo così, in realtà per Tolkien è un qualcosa che viene dagli elfi. I racconti che ci vengono narrati e che hanno potere su di noi, che ci prendono con la loro magia, sono racconti elfici. Quindi questo mondo fantastico, il mondo delle fiabe, che ha come creature simbolo gli elfi e i draghi, io continuo a dire che ci servono, lo diceva anche Tolkien, che poi la letteratura italiana si è andata da un'altra parte, questo è un altro discorso. Tu cosa ne pensi? Io sono ripetitivo, ma sono d'accordo con te. Aggiungo però una cosa. A livello generale, una considerazione di carattere generale, la mia, che vale però anche e soprattutto per la letteratura italiana da troppo tempo arida di immaginazione, almeno quello ufficiale. Due sono i modi per ribellarsi al reale: intrattenere schernendo o ipotizzare immaginando. Dai tempi di Calvino, relativamente recenti ma non troppo, non si ipotizza più una realtà alternativa in senso fiabesco e favolistico. Mi si accetti il termine favolistico per designare un genere letterario che affronta temi seri con levità, che non è la banalità ma è la leggerezza che serve a vederli senza pregiudizio, senza un pregiudizio soggettivo, calandoli nella favola, nella fiaba, nell'eternità, eternandoli, ok? Si puliscano da tutta quella coltre di attualizzazione ipersoggettivistica che il lettore è portato a avere, ammesso e non concesso che, e mi perdonerà l'uditorio se utilizzerò di nuovo la parola, il lettore si avvicini con lealtà ai generi di cui legge. La lealtà, come vedete, è sempre fondamentale. Questo per dire che letteratura italiana ha scelto la via del realismo per criticare il reale. La letteratura inglese anche ma non solo, la letteratura scandinava assolutamente no. C'è un'avversione in ambito italiano per il termine fiction, che viene preso come falsità. Si veda la posizione di Vittorini, che è uno dei manifesti, dei manifestanti manifesti del neorealismo, insomma, che è una cosa che ha ammazzato la fantasia italiana.
ha ammazzato la presa pippare e l'ha vivisezionata, relegandola a una cosa al massimo per ragazzi. Roba da battello a vapore. Vi ricordate quant'era bello il battello a vapore? Ecco, sono libri per ragazzi. Purtroppo in ambito italiano è così. La letteratura è più seriosa che seria, è più oziosamente realistica che reale. Questi sono giudizi personali, ovviamente. L'ho detto all'inizio, lo ripeto adesso, e si capisce che il lettore italiano non è un lettore abituato a coltivare la fantasia come strumento di propulsione per la critica alle strutture profonde di questa realtà. E oggi questo è quanto mai più difficile, perché la realtà e la voglia di reale, la voglia di realistico, di copia uno su uno della realtà, sta entrando sempre di più, vi più camuffandosi e rivelandosi al tempo stesso. Si camuffa perché lo traveste con le coltri del neo medievalismo, dello steampunk, eccetera, eccetera, ma si rivela sempre di più perché poi il comportamento dei personaggi e le varie agende dei vari editori ricalcano sempre di più e vogliono sempre di più strutture realistiche. Quindi, per tutti quelli che cercavano la fantasia come strumento alto, in ambito italiano la fantasia è morta. Morta, per citare un noto comico dei tempi che furono, secondo me. Chiariamo comunque che bisogna distinguere questi autori, cioè io non metterei tutti sullo stesso piano, cioè un Tasso e un Ariosto sono profondamente diversi, pur utilizzando il poema epico, però ovviamente c'è per esempio il tema della Vergine guerriera che poi ritroviamo anche all'interno di Tolkien, però un Ariosto ha una verve che Tasso non ha. Cioè, ha anche una certa ironia nel Tasso. L'Ariosto, quando leggete l'Orlando Furioso, è vero che poi piace perché è epico, ma dimostra che l'autore è il primo a prendersi un po' in giro, cioè ha una capacità di astrarsi anche dal testo e di inserire una serie, una dose di ironia che altri autori epici italiani non hanno nello stesso periodo. Anche la storia di Astolfo che va sulla Luna a recuperare il senno perduto di Ariosto, cioè sono elementi fantastici, molto ironici. E quindi io dividerei, ecco la differenza tra questi autori. Ma c'è un'altra cosa da dire: noi, ovviamente, anche Nicola sarà d'accordo con me, noi non stiamo processando la letteratura italiana, cioè noi non vogliamo mettere tutto sullo stesso Sarebbe molto divertente farlo, ma non piano. ci Ma non lo compete. facciamo in questo momento, cioè. Per citare un noto autore teatrale scomparso da 20 anni, non l'abbiamo mai fatto, ma ci sarebbe piaciuto, insomma. Esatto. Cioè, noi non vogliamo mettere tutto sullo stesso piano, sarebbe un errore. Cioè, è per questo che ci teniamo io ci tengo a diversificare gli autori. Cioè, il problema non è mettere tutti sullo stesso piano, Manzoni non aveva fantasia, quindi che schifo. Cioè, non è questo il problema. Il problema è che l'Italia ha sempre dimostrato poca e scarsa attenzione verso queste cose. E aggiungo in più che l'Italia paga pegno al fatto che durante il regime il romanzo era un genere negletto, perché il romanzo era borghese e quindi bisognava osteggiarlo. Ed è rimasta questa idea che bisognava difendere solo la borghesia. Certo, tutte tranne una, la Carolina Invernizio, Grande. che era soprannominata non da me, quindi cito una cosa, l'onesta gallina della letteratura italiana, perché sfornava un libro Ogni mese. ogni mese. E Era è da lì che è la nata il fittizia detto della Harmony. casalinga di Voghera, perché lei era di Voghera, quindi Esatto. famigerata, ma anche Era lei era l'unica piena di che questi elementi gotici,
soprannaturali, apparizioni di fantasmi, gran guignolo un tanto al chilo, cioè erano considerate robe da quattro soldi. E invece, cioè, io non ce l'ho con la Carolina Invernizio, magari lei portava nella letteratura tutta una serie di elementi che la letteratura ufficiale invece schifava. Cioè, io sono un grande sostenitore, per esempio, dei Penny Dreadful di vittoriani, che bellissimo, prendevano tutti gli elementi possibili del fantastico, del gotico, del truculento, e li mettevano dentro in un calderone mostruoso che aveva successo e che hanno dato origine poi alla letteratura a fumetti, alla letteratura pulp. Vuoi cioè, dire che non c'era Eva Green dentro i Penny Dreadful? Eh no, magari. Speravo di sì, invece no. Lì avrebbe conquistato l'intera alta società londinese, secondo me. E quindi non sappiamo neanche noi bene cosa dire. Forse potremmo ragionare su quanto l'Italia ha prodotto di buono. Per esempio, io ti chiedo, Nicola, hai qualcosa da suggerire in campo fantastico a livello italiano, citando qualche solito nome, qualche big name che non siano i soliti? Non pronunciavo quel nome qui a Imladris, non dico quale, perché però io vi... quello della Licia Troisi. Ma... Io da capire, politichese, questo linguaggio, questo signore molto brutti, ha detto cose brutti, io da capire. Comunque sia, sorprenderò gli effetti, con gli effetti speciali, e citerò un libro. Aspetta però, Lucidio, me la vado a controllare il titolo, perché lo voglio citare bene. Giusto, Il tesoro del bigatto, lo conoscete? Sapete cos'è? Non sapete cos'è? Libero tu, Paolo. No, lo ammetto. È il primo annoverato nelle storie del fantasy italiano, come il primo libro fantasy di un autore italiano, che è Sant'Anselmo che combatte contro il diavolo. Bellissimo. In chiave fantasy. È un libro rarissimo che io mi pregio di avere. Quello magari potrebbe dare un'idea di come si poteva muovere il fantasy in italiano. Si potrebbe ad esempio citare autori tipo Luca Trugenberger, psicologo e scrittore che ha scritto la saga di Damlo il Roscio. Però sono tutti libri fanucci, come per esempio Il principe degli sciacalli, sono tutti racconti fantasy che la Fanucci considera young adult, ok? E non c'è il fantasy per bimbi cresciuti, c'è il fantasy sempre che è considerato per bimbi sperduti al grande liceo di Hogwarts, capito? E quindi siamo messi maluccio sotto quel profilo, perché, come disse a me la Mondadori Illo Tempore, no, noi quella roba la facciamo fare agli americani. Ecco, e poi vogliamo ricordare che dopo il successo del Signore degli Anelli all'inizio degli anni 2000, l'Italia si è distinta per aver dato inizio al famigerato fenomeno fantatrash all'italiana, che ha visto pubblicare tutta una serie di romanzi terrificanti, saghe fantasy ambientati in reami grandi come la Sicilia, e con i giganti, gli elfi e chi più ne ha più ne metta, che progressivamente hanno fatto degenerare il genere. Mentre, guarda caso, sulla fantascienza andiamo forte. Sì, ma infatti io mi sento di consigliare, se proprio dobbiamo parlarne, generi che non sono high fantasy, cioè l'Italia non riesce a produrre questa roba qua, però poi incredibilmente invece, per esempio, poi produce bellissimi esperimenti, come per esempio cito la collana di Vapor Teppa del Duca di Baionette, che è piena di
di scrittori italiani che trattano di fantastico in una maniera molto personale, che non c'entra nulla con l'high fantasy, ma è assolutamente esatto. degna di essere letta. Sono dei bei libri curati molto bene. E, anche la saga di Eternal Wars è molto bella, quella che mette insieme Dante Cavalcanti col fantasy, che adesso non mi ricordo chi è l'autore, che è quello che tiene il canale di Rotte Narrative, anche lui è molto bravo. Ci sono autori italiani che scrivono cose molto belle, potrei, che però hanno una via italiana al fantasy molto particolare. Potremmo chiedere, poi dicano se no che ti interrompo, ma io lo faccio mai a contraddirti, solo per aiutarti. Potremmo chiedere all'amico Luca Pantanetti di venirci in aiuto in questo senso, perché magari lui conosce più di noi autori che potrebbero avvicinarsi a questa cosa che magari a noi sfuggono. Beh, sì. Quindi Luca, questa è una domanda per te. Suggeriscici, pregio e agio nel dirci se magari c'è sfuggito qualche autore italiano che non conosciamo e saremmo i primi a leggerlo. A ogni modo, nella fantascienza andiamo forti. Cito per esempio la mitica Nicoletta Vallerani, di cui dovresti leggere tutto. È la cosa più vicina al genere fantastico, fantascientifico, veramente bello. È un po' un off topic, ma è per farvi comprendere che sul fantasy siamo proprio messi male. Non male, malissimo. Mi è venuto in mente, si chiama Livio Gambarini, l'autore di Eternal Wars. È una bella saga, lui scrive veramente bene. Però, ripeto, sono tutte vie di accesso al fantastico diverse rispetto alla tradizionale saga fantasy che potremmo aspettarci. Ma come detto, oggigiorno la considerazione che ha la storia, che ha un castello, un drago, la principessa, è considerata immondizia. Quindi purtroppo questa è la realtà, i tempi questo richiedono, per usare una citazione di Faramir, ecco, che sempre viene a tirare fuori. E quindi, detto questo, veramente non saprei cosa dire. Purtroppo l'Italia rappresenta una grande occasione sfumata, perché noi non avremmo mai e poi mai grandi scrittori del fantastico che non necessariamente sono legati a un mondo tolkieniano. Noi non avremo mai Neil Gaiman e non avremo neanche mai l'autrice di Jonathan Strange e Mr. Norrell, ecco, ma è difficile trovarne così anche a livello mondiale. Certo è che in Italia quei libri lì non sarebbero mai stati pubblicati, almeno per come la vedo io, perché ormai c'è un'agenda da rispettare e, come hanno detto a Nicola, quelle robe là le lasciamo fare agli americani, non ci dedichiamo ad altro. Noi le traduciamo, almeno si fa prima e si vendono uguali. Esattamente. Investire sugli autori è brutto. Ecco, in Italia manca un po' di progettualità e anche una certa... Potremmo dire, con un termine molto pulp, senza voler essere sessista, mancano gli attributi, manca il coraggio, per citare il doppiaggio di Proietti di Gandalf, no? Il coraggio, la magia, ecco. E detto questo, per chiudere questa nostra conversazione, chiedo a Nicola, faccio a Nicola una domanda che esula dalle domande che abbiamo ricevuto. Aspetta Paolo, allora. Sì. Vai, sono pronto. La devi indovinare con una, come l'uomo gatto di Sarabanda. Devi dirmi cosa ne pensi dei nuovi film messi in cantiere dalla Warner Bros. In futuro sull'universo di Tolkien, sulla possibilità di fare un universo espanso tolkieniano e sui videogiochi, ne hanno già detto che ne faranno altri 5. Quindi cosa ne pensi di questa notizia che galvanizza da un lato ma preoccupa moltissimo dall'altro? Allora, io ringrazio tutti per averci seguito questa sera. Vi ringrazio, vi do l'appuntamento al prossimo video, che Paolo sarà quale? Che cosa farà? Non ho idea, devo ancora pensarci. Benissimo, allora, quando Paolo vi avrà detto quello che intende fare, io sarò più che contento di stare qui con voi, se Paolo lo vorrà. Per il momento vi saluto e ci vediamo alla prossima. E poi ti annuncio che nella prossima serie degli Anelli del Potere
ci sarà oltre a Círdan e a chi era l'altro e a Tom Bombadil, pare che ci saranno niente meno che Feanor e il nano Narvi. Ma il nano Narvi lo capisco, ma Feanor. Hai una risposta su questo o anche per questo ci vediamo al prossimo video? Allora, io torno a dire, c'è cioè, fra di voi che dirà che questa cosa è come Blanco che spacca le rose a Sanremo perché ha visto Cthulhu. Però io non ne sapevo assolutamente nulla e la mia reazione precedente non è una cosa da fanboy, è perché, ora seriamente, se no poi mi cominciate a dire che non sono una persona seria, sono un fan. Io non ho mai preteso di essere una persona seria. Siete voi che lo pensate. Cioè, io proprio. Non. Voi vi occupate di me, io di me me ne fotto. Come per citare sempre qualcuno molto più importante Quello che è scomparso 20 anni di me, fa. vent'anni fa. Però, il concetto è questo. Ovviamente si cavalca l'onda lunga di tutte queste nuove istanze del mondo di oggi, le quali non voglio dire che impongono, ma rendono remunerativa una riscrittura, o si presume che rendano remunerativa una riscrittura di talune opere che sono diventate ormai seminali nel designare un certo canone filmico per un genere letterario quale il fantasy che ha trasbordato necessariamente nel cinema. È normale che succedano queste cose qua. È normale, non nel senso che è giusto, è una cosa che a mio giudizio molto esosamente lucrativa, e non voglio dire che non può portare niente di buono, perché anche il male non fa il male, come diciamo noi cattolici, non crede di fare solo il male, ma farà anche del bene. E la mia speranza è che nel vedere questi nuovi prodotti e nel confrontarsi con gli altri o facciano meglio, ma la vedo bigia. Molto bigia, molto 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 bigia, oppure consentano allo spettatore, che si spera abbia un minimo di coscienza critica, vana speranza per molti, ma non per tutti, perché io non credo che ci sia uno spettatore stupido, credo però che lo spettatore voglia instupidirsi quando va al cinema, perché crede che la ricezione di un film equivalga a un passatempo. E purtroppo oggi è molto diffusa la concezione che un passatempo richieda lo spegnimento del cervello. Il problema è che molto spesso il cervello si spenge prima di entrare a vedere un passatempo. Invece speriamo abbia il cervello acceso e sappia capire quanto invece di buono c'è nella tradizione precedente. E speriamo che rivaluti in questo modo e sappia apprezzare meglio quello che Peter Jackson ha fatto. Detto questo, le mie aspettative sono estremamente basse. È difficile mantenere un giudizio obiettivo, ovviamente lo guarderò perché le cose non è un cliché. Vanno valutate anche criticate dopo averle viste. Io ho visto solo 2 volte Gli Anelli del Potere, una volta in inglese, una volta in lingua italiana, e per me vedere 2 volte un prodotto su Tolkien è come l'uomo fumetto dei Simpson che guarda la minaccia fantasma al cinema, poi esce dalla sala e fa: questo film fa schifo, lo rivedrò solo 3 volte, no? E io uguale, vedere 2 volte un prodotto su Tolkien e soprattutto non avere voglia di rivederlo è una cosa brutta. Succederà la stessa cosa con i nuovi film, molto probabile. Mi impegnerò moltissimo a vederlo più volte, la prima volta con il pathos del fan, la seconda volta con un occhio critico
cercando di spogliarmi dalla coltre e dalla veste del fan, io non vedo una cosa necessariamente negativa a essere fan di qualcosa. Torno a dire, Tolkien era il primo fan di se stesso, e ha ragione, perché questo gli consentiva quell'interesse, quella precisione, quella meticolosità necessaria per ritornare su tutto quello che ha scritto. La seconda volta lo rivedrò con lo spirito del cosiddetto valutatore indipendente di cinematografia, altresì detto critico, così almeno tutti possono dire che io sono radical chic e che anch'io dico ha, ha. Adoro invece che mi piace, capito? Lo farò anch'io. E la terza volta lo vedrò cercando di enucleare le varie differenze fra quello e quello di Peter Jackson, quindi con un occhio più sul raffronto e sul confronto. Ma se il buongiorno si vede dal mattino, ho aspettative estremamente basse, perché conosco i miei polli. Ti ringrazio di aver detto questa cosa, che per criticare le cose bisogna guardarle, dal momento che io le guardo e le critico, e se poi c'è gente che ti infama Allora, perché le hai guardate, e non dovevi permetterti se non ti piacciono le cose. posso dire una cosa? Paolo, non ti vedo più, sono solo nel mio framework, ma spero che la registrazione vada comunque avanti. A ogni modo, voglio dire una cosa, e è questa. Signori, se voi pensate che se non ci piace una cosa non dobbiamo guardarla, ma come facciamo a sapere se non ci piace se non la guardiamo? Signori, cioè, come dire, insomma, siamo prevenuti, ma mica fino a questo punto. Questa è una battuta, arriva dopo un po'. Va bene? Allora, vi do un abbraccio e vi salutiamo alla prossima, penso, Paolo, no? Eh sì, se il buongiorno si vede dal mattino, noi per fortuna abbiamo sempre la stella di Arendil che ci illumina la strada. E quindi con questa suggestione, perché gli elfi illuminano sempre la strada agli uomini, e fino a prova contraria noi siamo sempre uomini, vi No, diamo no, quindi no, 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 speranza. no, no, calma, 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 parla per te. Parlo per me, ecco. Però pieni di speranza vi diamo appuntamento al nostro prossimo video, e vi salutiamo e vi ringraziamo per un averci abbraccio seguito sentitissimo. in queste nostre dissertazioni. Quindi grazie a tutti e ciao ciao.